quest'oggi, ragazzi, vi voglio svelare un giocatore che avete soltanto 6 giorni di tempo per sbloccarlo. È un giocatore fenomenale. Mi sono innamorato di lui perché, devo essere sincero, quando ho visto le sue statistiche ho detto: ma questo com'è possibile che costa così tanto ed ha delle statistiche così basse? Ma vi posso assicurare che questo giocatore ha le statistiche più fake che abbia mai provato. Cioè, è fenomenale in game, ragazzi. Vola, ve l'ho fatto vedere anche qualche giorno fa, però oggi posso darvi la review definitiva su di lui, perché l'ho testato bene e è la migliore SBC che abbia fatto. Ho spiegato un sacco di fodder, ma comunque è fenomenale, ragazzi. Ve lo stra mega consiglio, avete soltanto 6 giorni per sbloccarlo. Prima di andare a vedere di chi sto parlando, mi raccomando come sempre like, iscrizione al canale e godiamoci assieme questa Weekend League. Visto che mi avete chiesto: Fabio, portaci tutte le partite, ve le sto portandovi anche le review dei giocatori che utilizzo. Ragazzi, se volete acquistare crediti andate su iggm.com, successivamente scegliete il gioco, andiamo su FC25, potete acquistare sia coins ma anche players. Selezioniamo ad esempio PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC, 1 milione di crediti su PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno 144 euro. Se mettete il codice sconto Fabio maiuscolo ricevete il 5% di sconto. Allora ragazzuoli, sesta squadra di oggi pomeriggio, nel video oggi voglio parlarvi però di un giocatore che è un gol. Il buon Musiala, ragazzi, mi ha fatto 8 partite e 9 gol. Come vi ho detto nell'introduzione, è un giocatore che non le avrei dato manco una lira, perché comunque non è che ha, si vede le statistiche, ha 86 di velocità, 85 di tiro, 83 di passaggio, 91 di dribbling, che quella è la cosa grossa, ragazzi, cioè quello lo fa diventare un fenomeno. E per il resto niente di particolare. Ok, c'ha l'incisivo che è top, il tiki taka, ha il pallonettino, il tecnico plus che ce l'ha più sgravato che abbia provato quest'anno, fenomenale, ve lo giuro. Vola Musiala. E io lì ho detto: minchia, 400k di SBC, però c'ha 85 di tiro, 83 di passaggio, fake, ragazzi, non sbaglia un passaggio, un fenomeno nei passaggi. È un passaggio che minimo da 87-88, non è mai da 83. La velocità, è vero, nel lungo pecchicchia un pochettino, lo andiamo a vedere, vi faccio vedere come si utilizza, però nel breve, ragazzi, vola. Quindi andiamoci a testare il buon Musialetto e vediamo come è fenomenale questo. Allora, questa è la settima, in solito la settima partita, sempre quella là che, non so, mi si scripta, a me non so per quale motivo. Però, diciamo, l'avversario non è che abbia uno squadrone irresistibile, però proprio di quello ci devo prendere paura. Vai, concentrazione, e testiamo il buon Musialetto. Vai, Musiala. In questo, ragazzi, in questo è fenomenale. Con l'R1. Oh, cocane. È buono? Mamma, che forte. Io ti amo, Musiala. Io ti amo. La mia nuova esultanza preferita, ragazzi. Ma cazzo, poi c'è questa qua. Basta così. Ragazzi, credite. Go. Funziona? Ma dai, ma come cazzo è possibile? Bravo. Difesa apertissima. Un buco centrale clamoroso. Tutto questo perché c'era una punizione che non mi ha dato prima. Mamma! Sempre lui, Kenan Idris. Che palla di Musialetto. Ti amo, Musiala. Altro che Bruno Fernandes, porco cane. Ma anche Bruno è forte, però. C'è paragone, ragazzi. Buono. Però paga, abbiamo trovato subito di nuovo il vantaggio dopo la kick-off. È un bel gol. Power shot fenomenale di Ilz. 18 volte più forte di Nunez, comunque. Io utilizzavo Nunez, mamma mia. Francisco Conceição se l'è divorato. Porco cane bastardo. È destro. Che cazzo tiro col sinistro? Ma dove cazzo sto tirando? Centrale ho tirato. Ma dove cazzo tiro? Ho mangiato 2 gol. Mi sono mangiato. Conceição rompe il cazzo. Guardatelo. Cosa l'hai divorato il gol, eh?
Mamma mia, però come si muove, ragazzi. Ed è lui, non sbaglia mai. 3-1. Kenan Shiroidis. Non ho dato mai lì. Oh. Mamma mia, come siamo messo con Cesaro, ragazzi. Ma tu, cosa li stavo combinando, ragazzi? Cosa li stavo combinando? La CPU l'ha salvato. Ma non ci voglio mai credere. Oh, follia, porco Diaz. Follia, porco Diaz. Cosa ho visto? Mamma mia, che gioco malato. Porco cane, che gioco malato, ragazzi. Mi vale di quittarla, porco cane. Bravo, ma dai, meno male, meno male. Calmo, 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 calmo. Sto difendendo bene, però sto gestendo malissimo la palla. Sto giocando con la paura, sto giocando. Gol. Non puoi far niente. Non lo so, perché sei scriptato, perché lui ha fatto il fallo da 3-2, ragazzi, gli ha regalato il gioco. Qual è il problema? E qual è il problema, ragazzi? Sperimentare, ragazzi. No, questo gliel'ha fatto. Bravo l'avversario, però il gol da 3-2 non lo deve fare mai. Mai. Perché lì si riapre la partita. È lì il problema. È lì il marciume del gioco. Questa palla mai data lì. Era solo questa palla. Oddio, wow. Questo non corre nemmeno. Giusto, 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 giusto. È giusto. È giusto. Perché io gioco ancora con la dama. Quello è il problema. Io metto ancora la dama in campo. Niente. Questo c'è il driven pass. Se ne parla lui. Che schifo di videogioco. Che schifo di videogioco. Ma dai, tanti abbombati, li intercetto tutti. Mette 40. Allucinante, allucinante. Gioco di merda, porco Dio. Guarda caso, era la settima partita. Come al solito. Come al solito la settima partita. Ma allora, i miei non fanno un cazzo. Pressing attivato, ho fatto un cazzo. Giusto, 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 giusto. Da ricordare come questa partita era veramente 3-1 per me, che ha fatto fare il gol del 3-2, mi è passata la voglia di giocare proprio. Che gioco di merda, guarda, ragazzi. Che gioco vergognoso. Mamma mia, ragazzi, veramente una merda. È veramente una merda questo videogioco. È veramente una merda. Cioè, da 3-1, guardate il gol del 3-2 che li fa fare, guardate. Ma porco Dio, la madonna puttana, porco Dio. Ma stiamo scherzando, porco Dio.
Ma io devo giocare a questo videogioco, magari quel pezzo di merda del Canada mi succede qualcosa a quello che ha creato questo gioco. Ma stiamo a scherzare, a farmi prendere per il culo così da un videogioco così di merda, oh. Ma morite. Ma morite, ma puoi prendere qui tutto. Ma c'è pace di un culo, va. Sto gioco da merda. Pigliamo il culo da cristiano, guarda. Prendi per il culo le persone, ma sto gioco di merda. Non ho fatto più un tiro in porta dopo il 3-2 su, oh. Non ho fatto più un tiro in porta. Ma fammo che sta muerta con la puttana della dama pure. Bastardo. Oddio, che gioco di merda. Ne ho messo il super sub, Kiwi l'ha spostato fisicamente, era più veloce Kiwi. Ma c'è facile un culo, ma questo è figlio di zoccola con Mbappé. Oddio, eh. Ma sbaglio tutti i gol. Ma sono tiltato. Ma sono tiltato. Gioco di merda, porco dio. Tu lo di rimpalli e sta merda, porco dio. Muori, ma che c'è morto. Allucinante, allucinante come mi ha fatto indire così sta partita. Allucinante, allucinante. Una squadra di merda questa. Cioè, la squadra che li giravano come se fossero dei toti, porco cane. Vaffanculo, va. Andiamo bene, altro figlio di puttana. Ma facciamo una. Io Van Dijk, manco lo fa il contrasto. No. Porco dio, non intercettano una palla, miei. Non intercettano una palla, oh. Meno male che sta questo, va. Meno male che sta questo. Meno male che sta questo, Musiala è un fenomeno. Meno male che sta quello, guarda. L'unico che mi fa divertire un po' a giocare a questo videogioco è quel giocatore lì, ve lo giuro. Musiala. Il resto, io sono un pezzo di merda perché ho detto che Adama mi fa schifo e l'ho messo super sub. Una merda, una me. Mi ha fatto prendere pure il gol ai supplementari. Guarda che forte Musiala, ragazzi, guarda che forte Musiala. Ma io perché non l'ho fatto prima questo qua? Porco cane, il mio giocatore preferito è diventato. 2-0, wow, facciamoci rimontare di nuovo, mi raccomando. Yay di merda, vai, fammi giocare contro la CPU di nuovo ora. Vai, fammi difendere tutto a lui, la mia difesa che si apre da sola. Vai, vai, continua, continua. Che poi ti tiro un cazzotto in Canada, vengo fino al Canada e ti tiro un cazzotto nelle gengive, vai. Continua, continua, continua. Guarda qua, guarda, mi switch. Ma la puttana, da chi da qua, zoccolo da sorda. Non mi switch, perché non switch? Porco dio. Vai, Ponce Sao, corri, porco cane, brucia tutti. A cannone, a cannone, a cannone. A cannone, vaffanculo, me ne frega un cazzo. Ma perché è lì? 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 L'ho allargata la palla io col triangolo. Moccaci da stravi la muerte di sinistro con Sesau. Un cazzotto in bocca gli devi tirare questo. Alta, alta, alta. Ma io non esco più. Guarda caso, 3-1. Non esco più dalla metà campo. Mi vedo un fenomeno, avversario. Fenomeno. Ma qua non mi capisco più in pallo. Ma io perché devo giocare? Non mi basta l'ultima. Non mi vedo più un cazzo. Ma Maurizio, ma vaffanculo. Devo prendere per il culo adesso il gioco di merda. Ma basta, ma basta, ma basta. Mi ci facete un culo veramente. Ma veramente, ma morite proprio, porco di quel Cristo, la Madonna puttana. Devi morire, guarda. Devi morire, il canadese figlio di puttana, che ce l'avessi davanti, ti tanti quei cazzotti in bocca. Mamma mia, ve lo giuro, quanti cazzotti in bocca li tirerei. Tu non giocherai mai più, ma infatti te lo togli. Non cazzo. Non ho sto cazzo di cuffia. Ma il giocatore più forte del gioco. Il giocatore più forte del mondo. Yamal Musiala.
Il GOAT. No, l'attacco più bello che abbia mai fatto fino ad ora. Voto 10. Non me ne frega un cazzo. Chi dice che è scarso non sa giocare, non sa giocare, non sa giocare. Come fate a dire? È un fenomeno. E dai, la devi far riaprire di nuovo. La devi far riaprire di nuovo. Maccia Madonna, porco Dio. Ma sei così scarso che ha preso il rosso a porta vuota e glielo voleva far fare. Calma. È incredibile questo gioco, è incredibile. No, non prendo più un difensore. Ogni volta che prendo un difensore mi si apre la difesa. È sinistro con Cesaro. Sto rincoglionito. Sono sinistro. Non ho sposato il portiere. Non gli tocco più i difensori. Tocco più la difesa. Lui in 10? Sono io in 10, ragazzi. Sono io in 10. Oh no, basta. Non faccio più, ragazzi, che gioco, Dio. Mi sono messo. Sta venendo il mio esaurimento nel ruolo. Basta. Non la finisco perché ne vado di leggere da ora. Porti contenuti, io stressarmi per sta modalità di merda. Non tengo proprio voglia. Sciò contro computer. Questo è in 10! È in 10! Dove sta il 2 meno? Meno male che non lo pensavo per spaccare la console, calma. Cioè, non lo so, è allucinante. È malato, c'è il gioco. Cioè, allora, io vi giuro su Dio, ma è anche questa, 3-1 per me, era sotto controllo. Cos'è successo? Madonna, ma Musiala, io ti amo, porco cane. Ti amo, Musiala, il gol. Sta trascinando la weekend day, ragazzi. Perché poi quando non. È tutto momentum, è tutto momentum. E non è che sono diventato più scarso o più forte in un momento, in un secondo. Però pure io devo morire, però. Però faccio il pre. Porco Dio, però è un player lock, porco Dio. È un player lock, non lo devi sbagliare quel passaggio. Sì, son! E per un attimo il mio cervello stava dicendo dalla col triangolo a quello che si sovrappone. Invece no! Quello era il gioco che mi voleva far sbagliare. Noi tiriamo. Cioè ho vinto sta partita per miracolo. E ho rischiato di perderla perché meno male che esiste questo cazzo di ragazzo qui, Yamal Musiala. 3 gol, 3 play, un fenomeno, l'unico che mi sta trascendendo sta weekend lì. Ma vi rendete conto, ragazzi, che io rischiavo di perdere in 10 dopo che vincevo 4-1, 3-1, quanto cazzo stavo? Cioè, è follia, ma è follia, ma mi fermo, se no, vi giuro, perdo la salute. Se voi volete, Fabio, continua a giocare e vuoi volete che io muoia, praticamente, ditemelo voi. Cioè, a me mi viene qualche malattia oggi pomeriggio se continuo a giocare. Quindi mi fermo, vi faccio la review sul buon Musiala, perché vi dico, per me è il giocatore migliore che abbiamo utilizzato fino ad ora. Ma proprio clamoroso, eh. Cioè, per me è uno spettacolo proprio utilizzarlo, ti diverti. L'unica gioia è lui. Che cosa sta scaricando? Cioè, è un fenomeno. Statistiche fake, finalizza, palla al piede è un fenomeno, c'è cioè, un modalità clamoroso che è sgravato. Passaggi top, c'è cioè tutto quello che serve per quel ruolo, quindi per me è voto 10. Non do quasi mai un voto, ma questo qua è un mostro. Se non lo fate, fidatevi che è un rimpianto. Poi pallonettini ogni volta davanti alla porta, così se escono a cannone con quella cazzo di Courtois con l'uscita di merda, tu pam, pallonettino, prendi nel culo. Detto ciò, ragazzi, spero che siate divertiti. Io no, ovviamente. E ci vediamo più tardi o domani comunque con un prossimo video. Vi mando un bacione.
Ciao ciao.